Adesso passiamo la palla a Marcello Cicerone, che anche Marcello è un grandissimo esperto del mondo digital e lavora proprio in un'azienda che è nata, diciamo, digitale come Facebook. Non ci parlerà però del digital, anzi, le abbiamo chiesto proprio di parlare di altre cose forse più belle, passioni, desideri e sogni. Quindi magari lascio a Marcello la parola. Grazie Francesca, ciao a tutti. Vi parlo da Monza, voi mi avete detto dove eravate prima, sono a Monza, dove vivo, sono qui nella mia camera, dove tutta la famiglia lavora, no? Mia moglie di fianco e i miei figli di là, e sono felice di essere con voi. Giustamente non parlo di digitale, e lo facciamo apposta, perché come ci ha appena detto Valentina, chissà cosa ci sarà tra 5 anni, 10 anni, 15 anni. Quando io ero al posto vostro, Facebook non esisteva, quindi non è che potevo allora desiderare di andare a lavorare in Facebook. E allora vi racconto un pezzo della mia storia, riprendendo anche alcuni punti che ha detto Luca, che poi ha ritoccato anche Valentina in altro modo, per aiutarvi a costruirne una di vostra, magari con delle suggestioni. Il titolo dell'intervento parla di passioni. Cosa vi racconto le passioni? Allora, ve lo racconto un po' presentandovi i miei puntini, come dice Luca, i miei dots. Io quando avevo 18 anni, era il 98, erano 40, leggevo, mi informavo, sognavo un po', no, ad occhi aperti sul futuro. Non c'erano gli smartphone, quindi la sera non ero lì su Facebook o Instagram. Avevo i miei fascicoletti su cosa facevo all'università, magari i lavori del futuro, e poi avevo anche le riviste, qualcosa che seguivo. In quell'anno lì, ricordo che guardavo questa rivista che si chiama Le Scienze, perché ero appassionato di tecnologia e di scienza, e c'era questo numero dedicato alle telecomunicazioni. E fu lì che si creò il mio primo puntino. Riprendo il linguaggio proprio di Luca per creare puntini anche tra le nostre sessioni. E c'era questa, ora non ce l'ho la rivista, però stamattina nel preparare questo intervento sono andato online e l'ho trovato. Si chiamava Telecomunicazioni per il XXI secolo. Ok? Parla di fibra ottica, comunicazioni globali, mobili ad alta velocità. E non c'erano gli smartphone di oggi, c'erano i cellulari con una tecnologia molto diversa. E questa cosa mi affascinava perché era proprio la convergenza tra scienza e tecnologia. E fu questa lettura decisamente a influenzarmi a scegliere poi ingegneria delle telecomunicazioni che studiai. E da quel primo puntino, che nella mia testa significava io vorrò progettare il laser che spara la luce dentro la fibra super veloce, è venuto fuori qualcosa di totalmente diverso. Perché in Facebook, ora più di 15 anni dopo, 15 anni lavorativi, 20 anni dopo dall'inizio degli studi universitari, faccio tutt'altro: lavoro con le persone, sono responsabile pubblicitario in un segmento di business, ma qualcosa c'è ancora di quel primo puntino. Io continuo a lavorare ancora oggi nelle telecomunicazioni perché sono responsabile del settore tecnologie e telecomunicazioni, quindi lavoro con le Vodafone, le Fast, quindi compagnie in realtà ci siamo incrociati in passato, così come player come Samsung e simili. E questo percorso è stato proprio una successione di puntini che io non avrei mai visto dall'inizio. E cos'è che mi ha aiutato ad arrivare dove sono e mi aiuterà a costruirne altri puntini? Perché se abbiamo una cosa in comune io e voi è che entrambi non sappiamo cosa faremo di lavoro tra 10 anni. Non lo so neanch'io. Ok? E quindi anche noi tutti abbiamo ancora da costruire i nostri puntini, il nostro percorso. E per me la chiave per costruirlo è quella delle passioni e dell'apprendimento. E del cambiare nel farlo. Quindi vi parlo in questo senso di passione, perché allora erano le telecomunicazioni in consulenza, cambiare, vedere progetti diversi ogni giorno. Poi ho voluto creare prodotti e sono passato a lavorare in Vodafone, ero responsabile di alcuni prodotti innovativi. Poi nasceva il digitale, desiderato spostarmi in Vodafone stesso verso il digitale, quell'azienda me l'ha permesso e mi sono affacciato a questo mondo molto analitico, come diceva Valentina, e ora ho fatto il salto dall'altra parte, sono in un'azienda digitale lavorando con le telco dall'altra parte. Quindi vedete come
tutto si rovescia. E in Facebook stessa, Facebook si continua a rinnovare, a trasformarsi, pur essendo un'azienda nativa digitale. Ecco, quando è nata più di 15 anni fa, c'era il computer, il PC, con il browser come Chrome, come Firefox, non c'era uno smartphone. Quindi Facebook stessa, nativa digitale, ma un digitale diverso. E anche lei, come noi persone che siamo al lavoro, sappiamo che tra 10 anni non faremo quello che facciamo oggi. Quindi chissà cosa ci sarà, ok? Quali sono le passioni da cercare e da valorizzare? Perché secondo me la passione è proprio quella cosa che va ricercata dentro di noi, è fonte di motivazione. E quindi qualcuno di voi all'inizio di un percorso scolastico di studi universitari, beh, in realtà studiate la vostra passione oltre al vostro percorso di studi. Ok? E poi, qualcun altro invece ha già finito il percorso universitario, mettetela al lavoro la passione, ma letteralmente al lavoro, quindi la portate lì sul lavoro e vedrete che il lavoro stesso vi aiuterà a crearne di nuove. Ok? Per me una passione fertile che vi può aiutare a crescere è una passione che crea motivazione, che quindi vi spinge ad andare avanti, a fare cose che magari vi mettono a disagio, ad avviare quel percorso in montagna di cui parlava Luca. È una passione che crea tensione rispetto all'apprendimento, quindi è una passione di qualcosa che voglio scoprire, una passione che alimenta curiosità, è una passione che vi proietta nel futuro. Quindi ecco, il mondo cambia, questo è sicuro, cambierà, quindi la vostra passione deve essere proiettata al futuro o dovete voi trovare come proiettarla al futuro. Per esempio, se siete appassionati di fotografia, sicuramente la fotografia di cui vi siete appassionati era quella del passato. Il fondatore di Instagram era un grandissimo appassionato di fotografia, ha creato un'applicazione di foto sugli smartphone, ok? Anche se lui magari amava la pellicola. Ora, questo non lo so veramente se amava la pellicola e sviluppare le proprie foto, ma se fosse stato il caso, ecco, appassionarsi allo sviluppo delle fotografie non era a prova di futuro. Appassionarsi a quella che sarebbe stata la fotografia negli anni a venire, quella era una passione florida e sicuramente positiva. E poi la cosa importante è che la passione si evolve, quindi non è statica, cambia nel tempo come cambiate voi e ce n'è più di una, quindi non abbiate paura di dire ma non è quella giusta. Coltivate, trovate qualcosa di buono lì dentro, il primo puntino, e da lì vedrete se ne svilupperanno degli altri. Se posso fare un parallelo con qualcosa che provate tutti i giorni, ecco, cercare un percorso di studi o di carriera non è come andare su Google Maps e cercare la direzione. La passione non vi dà la direzione, con tanto di percorso, tempo d'arrivo e percorsi alternativi. La passione è un po' come una bussola che teniamo in tasca. La bussola non ha tutto il percorsino, devo continuare a guardarla e dire ok, nord, devo andare lì. Ok, poi faccio dei passi, la strada non va dritta e devo rigirarmi verso il nord. La ricalibriamo la bussola, la ricalibriamo la passione rispetto a ciò che noi siamo, perché noi cambiamo e quindi cambia anche lei. E in questo modo, seguendo la bussola, arriveremo in un punto diverso da quello che avrebbe detto Google Maps all'inizio. Io non ho progettato alcun laser. Le fibre ottiche sono state fatte, le reti in fibra in Italia sono state fatte. Nel mio piccolo, in qualche modo, ho contribuito, ma non nel modo in cui avevo pensato. Ma l'ho fatto utilizzando una bussola molto personale, che quindi mi ha dato sicuramente soddisfazione. Quindi il mio invito per voi a questo punto è di cercarle senza ansia, senza troppo attaccamento a dire: ah, ma non c'ho quella giusta. No, guardatevi dentro, conoscetevi, esploratele. Studiatele, provatele in modo co cosa ci faccio con questa passione nel mio studio, cosa ci faccio con questa passione in un potenziale futuro lavorativo e poi mettetevi al lavoro. Ok? Per me è stato trasformativo e credo possa esserlo per voi. Per me continuerà ad esserlo, quindi saremo insieme in questo viaggio, ognuno con i suoi puntini. Grazie Marcello, grazie mille, ci hai davvero ispirato. Volevo chiedere a qualcuno di qual era la sua passione, perché gli speaker l'ho chiesta, quella di Marcello è il running, ve l'abbiamo tra l'altro mandata, quella di Marcello è il running, il coaching, quella di Luca le passeggiate in bicicletta. E, per esempio, insomma, chiedo a qualcuno di voi, Martina Massara, qual è la tua passione, Martina?
No, non risponde. E Greta Maraccani? Mi sente? Sì, ciao Greta, ti sento. Sente. In realtà non so ancora bene quale sia la mia passione che potrebbe avere uno sbocco anche lavorativo. Ok, ma Marcello, le passioni devono avere sempre uno sbocco lavorativo? No, non devono. Per esempio, se penso a, tu hai detto running, ora io non la impiego per definire una professione, però vi assicuro che in tutte le relazioni che ho, lavorative con partner o clienti o colleghi, beh, quando troviamo quella connection sulla sportività, sulla sfida, sulla preparazione, è un'enorme risorsa, ok? E mi aiuta anche a progettare sfide lunghe. Se corro una maratona mi preparo per tempo, occhio su di me, sul contesto, su tutto ciò che evolverà e questa cosa qui la porto sul lavoro. Riesco quindi a pianificare bene un progetto, una collaborazione, un ascolto di sé, delle risorse che ho. Quindi, e le passioni possono darti un approccio, un mindset, possono darti dei paralleli rispetto a quelle che poi sono le sfide anche diverse che trovi nel mondo lavorativo. Ok, grazie Marcello, magari nella tua sessione parleremo di passioni, sono curiosa.